PS con il generale Martinelli, ricordando il nostro grande approach. After Dayton in Sarajevo. Generale, si ricorda quei giorni quando stavamo assieme, siamo arrivati col volo del militare da Pisa, eravamo... Naturalmente. Che si ricorda di quel giorno? Era settembre 1999. Abbiamo iniziato un'avventura che dura ancora. Mi dica, lasci una sua testimonianza. Mi ricordo appunto questa grande avventura che non è ancora finita teoricamente, però abbiamo iniziato un grande lavoro che ha portato grandi risultati che credo si vedranno anche nel futuro, perché abbiamo seminato. Si ricorda che gli ho detto scorta al rettore di Belgrado che viene a trovare il rettore di Sarajevo? Si ricorda? Certo. Che diceva? Che lei, lo ricordo ancora che parlava con Roma e chiedendo la scorta. Che diceva? Naturalmente, anche perché allora non ero libero di fare esattamente quello che volevo, perché essendo in servizio dovevo sempre avere il permesso e l'autorizzazione. Però lei ha ottenuto. Certo. Perché poi stare dietro al professor Canevan non era molto semplice. Perché, scusi? È come avere un pesciolino sguizzante che devi prendere e non riesci ad afferrare, e ogni momento tira fuori qualche nuova idea e tu devi essere pronto ad assecondarlo per proseguire. Il problema di pace, però, dai. Sempre pace. Non sempre lavorato per la pace e per il dialogo. Abbiamo messo assieme Sarajevo, Belgrado e siamo andati anche a trovare padre. Paglia lunga.